Ta-da-da-da. Qui siamo nella mia vecchia scuola del 1965, 50 anni fa. Non avrei mai pensato in vita mia di ritornare qui, e ci sono tornato perché qui stasera si è svolta una delle varie fasi della conferenza, della LIBU, LIDU, chiedo scusa, mi confondo sempre, quella che dovrebbe difendere i diritti dell'uomo. No, vabbè, attenzione, chiariamo bene, ci sono due aspetti che vanno chiariti subito. Non è che dovrebbe chiarire, una vecchia associazione, si tratta di una vecchia associazione fondata a suo tempo, diciamo molto a suo tempo, e che rispecchia nella realtà la struttura completamente svincolata della società italiana, dove gruppi di persone che ritengono di contare qualcosa non sono in condizioni di contare perché non hanno la forza reale. Ma soprattutto le conoscenze, le capacità. Sì, ma le capacità sono relative, perché oggi noi abbiamo sentito parlare, ad esempio, se facciamo un ricorso, facciamo una causa. Allora, noi che abbiamo fatti centinaia di ricorsi, sono stati tutti annullati. Quindi ti immagini anche a Strasburgo. Esattamente. Quindi ti immagini il ricorso che fanno loro. Intendo dire questo, la politica reale è quella che si fa da persone che fanno una politica reale, cioè di forza, che capiscono che ormai il diritto non conta più niente. Stamattina abbiamo fatto una rassegna stampa, la continueremo adesso all'uscita di questa scuola meravigliosa, bellissima, vecchie strutture, basta vedere l'altezza, guarda in alto. Questi sono 5 metri circa il soffitto, fatti in epoca... Fine 800, sì, ancora... E sono la struttura delle scuole dell'epoca, dove all'epoca, siccome proprio all'epoca... Umbertina, ecco, questa è edificazione Umbertina, allora, ecco, non mi veniva. All'epoca venne codificata l'igiene scolastica da grandi igienisti che sono rimasti nella storia. Questo qui non gliene frega un cazzo a nessuno. Allora, oggi fanno le scuole come vogliono, tanto la gente va lì non potendo mettere da nessuna parte. Io ricorderò sempre una cosa assolutamente tragica, il mio ultimo figlio, lo voglio dire, perché il mio ultimo figlio era in una scuola che era proprio prospiciente a dove abitavamo noi. A un certo punto, era la prima classe elementare, eravamo dunque, te lo dico subito, nell'86-87, quindi non è un'epoca fa. Nell'Africa australe. Allora, mia moglie si accorse che non aprivano mai le finestre, che è la forma più grossolana, più idiota, più schifosa di antigene. Di antigene. E a un certo punto successe questo. Andò mia madre, andarono altre madri, e il medico scolastico dice: ma chi se ne frega, tanto non ci sono gli spifferi. Questo ha detto il medico scolastico. Abbiamo mandato i carabinieri. Sono andati i carabinieri e hanno constatato proprio che le finestre, che erano quelle proprio a legge, a norma, certo, erano a legge, erano finestre di alluminio, certo, quelle belle, certo, di alluminio, con i punti di contatto quando apri e chiudi, ma sì, con la gomma. Sì. La gomma si era compattata tutto, perché non avevano mai aperte. È incredibile. Ne eravamo, io l'unica cosa che ho fatto è, l'ho preso mio figlio, l'ho spostato subito in un bellissimo collegio di suore, all'Assisi, che sarà due passi, dove ha fatto bello tutto l'iter molto scolastico, bello e anche istruttivo, dalla prima, veramente... sì, dalla prima elementare fino alla fine del liceo, in un ambiente salubre, verde, preparato e quant'altro. Ecco, per dirvi a che punto siamo. Lo racconto perché è bene che si sappia. La scuola dell'obbligo la chiamano. Esattamente. E allora, non la scuola delle opportunità. Allora, il medico scolastico disse: chi me ne frega, tanto ci sono gli spifferi. Il medico scolastico, se era un medico, invece di essere un cialtrone come quelli, la maggior parte dei medici che vengono fatti oggi sono dei cialtroni e hanno la laurea facile per tante ragioni, ma che non voglio dire qui.
se dicono il contrario mi porto. Guarda, ieri sera stavo parlando con mia nipote, che adesso manca l'ultimo esame, che l'ha rimandato varie volte per diventare farmacista, che nella sua beata semplicità e ingenuità e anche diciamo spontaneità, ecco, non mi veniva, mi ha fatto delle domande che mi ha fatto capire che lei non sa niente di tantissimi argomenti. Quindi quando uno esce fuori con il diploma di laurea è un perfetto ignorante, né più né meno, di quello che ha fatto le scuole medie. Gli italiani si laureano senza sapere la differenza che c'è tra batterio e virus, te lo posso garantire perché lo so. Detto questo, io a questo punto chiuderei, perché abbiamo tante altre cose da dire. Allora facciamo vedere di nuovo la mia scuola, andiamo a far vedere la mia scuola. La mia scuola. Questa era la mia scuola. Questa era l'aula dei professori. Là c'è il busto di Vittorio Emanuele II. Sopra c'è il ballatoio e noi studenti, quando non entravamo qui, andavamo là. Questa era l'aula magna, in pratica, l'aula dei professori e aula magna. Ha detto questo 300 qui, 300 qui, 300 qui. A che ora ci vediamo lì? No, vado a dormire. Veramente pertinente l'igiene, dei consigli di igiene banalissimi che i medici non ti faranno mai, perché i medici devono fare le vaccinazioni, devono fare le vaccinazioni e devono fare le visite. No, tanto gliele pagano tutti. Devono fare le vaccinazioni, se no l'industria farmaceutica si arrabbia. Qui, come mi hanno detto molti medici a suo tempo, ma la tua azienda poi si arrabbierà. No. Vabbè, chiudiamo? Chiudiamo qui, sì. Dottor Vitali, qual buon vento ci conduce a lei? Al cospetto del Foro Romano siamo qui, hai capito, per parlare delle nostre cose, al cospetto della grande storia di Roma. Noi ci facciamo vedere questa cosa, la verità. Questo è il giornale che voi dovete leggere, leggete quello che c'è scritto sotto.
Ok, allora, giustamente, siccome tutti questi signori della RAI devono sostenere il voto del sì, li esentano di qualsiasi controllo sulle loro spese. Questa è una delle ragioni per cui non dovete pagare il canone della RAI, né adesso né mai, e se l'avete fatto chiedete il rimborso. Oh, l'altra cosa è interessante, perché c'è un altro articoletto importante che vi leggo: il sì degli avvocati pagato con i crediti della formazione. Eccoli qua, gli fanno fare la formazione, gli danno i crediti e gli dicono... No, ma c'è l'altra verità, sì. Pignorabili i conti correnti, esatto, bancari. Potremmo arrivare anche a quello. Tenete i soldi, avete i soldi in banca, ve li devono pignorare, ve li devono portar via, così imparate a non nascondervi nel bucio del culo. In banca li dovete mettere, li dovete bancare. Va bene, cari amici? Va bene, cari amici? Guardate anche quest'articolo. Questo. Carina. Noi veniamo adesso da un convegno che si può chiamare il convegno dell'impotenza, cioè anziane persone che molto rincoglionite, sì, che discutono ovviamente sull'ovvio. Di lana caprina. Sì, ecco, sull'ovvio si dovrebbe fare così, si dovrebbe fare così, ma voi non lo potete fare. E qualora lo faceste, sarebbe tutto inutile. Dei nemici tali, soprattutto nella magistratura, che annullerebbero quello che fa. Perché? Perché la realtà della vita, e soprattutto della politica, è che vince il vincitore, non è che vince quello che pretende di avere dei diritti. Ha maggior ragione se questo tale si arroga il diritto, peraltro inutile, di difendere i diritti umani, cosa che non puoi fare. Difendere i diritti umani, sostenere i diritti umani in un mondo... È già una confessione di impotenza, perché se ci fosse uno Stato degno non ci sarebbe bisogno di difendere i diritti umani. Esatto, ma poi quindi vuol dire che tu vivi in uno Stato che concute i diritti umani. Esatto, in una realtà talmente falsificata, dove lo sanno anche i cani, che in Siria la guerra la fanno gli americani, la fanno gli occidentalisti, la fanno per il tramite di un'invenzione della CIA che è il... Oramai sbugiardata in tutte le salse. Quindi praticamente ormai si sa perfettamente. In un mondo di questo genere non puoi parlare del banale diritto umano, a meno che tu non sappia fare a farlo rispettare. Quella è l'unica cosa che va detto, poi continuiamo. Ma il fatto stesso che tu esisti già implicitamente significa che non è rispettato il diritto umano, quindi tu hai fallito. Esattamente. Come cittadino, intendo esattamente dire. Direi che è proprio così. Allora, la Francia stacca le centrali nucleari e l'Italia aumenta l'export di energia. Succedono anche queste cose, però per farle, è chiaro, bisogna essere preparati. La Francia ha staccato semplicemente per una revisione, non perché è andata in tilt. Giustamente, le centrali nucleari. La Francia è rifornita al 92% dalle centrali nucleari. In Italia credono ancora che le centrali nucleari fanno male, capito? Però le iniezioni di chemioterapia, e come ce le fanno questi qua? Ai cinesi 8 padiglioni. Beh, non a caso i cinesi hanno comprato il Milan, e se no il consenso popolare
Ma veramente hanno comprato un bel po' di cose, sì. Una buona parte di Enel, una buona parte, anzi oramai la maggioranza assoluta di Poste Italiane, la maggioranza di varie aziende metalmeccaniche. E a questo punto, questa è la cosa tra le cose più belle, no? E che cioè si continua a fare una politica di superficie in cui si continua ad assicurare agli occidentalisti il nostro totale servilismo. Ma se il potere reale economico ce l'hanno i cinesi, cosa vai promettendo agli americani? E che siamo scemi. Ma infatti andavo lì a leccare con l'ingoglio. Ma naturale. Guarda questo. Quello che dicevamo l'altro ieri. Esattamente. La signora Raggio di luce, Raggio di luna. Allora, qui chi più ne ha più ne metta, diciamolo così. E c'era anche quell'altra, una ne fa e cento ne pensa. Intanto Zingaretti ci dovrebbe dire da dove percepisce lo stipendio, perché sarebbe molto interessante. Noi lo sappiamo come si sono inventati lo stipendio di Zingaretti. E prima o poi uscirà fuori. Proseguiamo, questo è molto bello. SS abusi edilizi, l'assedio ai parchi, villini di lusso al posto delle serre. Questi che cosa hanno fatto? Tomo tomo, cacchio cacchio, dove c'erano le serre, piano piano, hanno così l'ha fatto anche un mio amico all'interno di un grande parco di Roma. E ha fatto bene, perché prima ha comprato un pollaio. Poi ci ha costruito dentro e alla fine ha dato dei soldi al vigile urbano, hai capito? E adesso vive in un bellissimo villino all'interno di un bellissimo parco. E questo è lo stesso, nessuno va contro l'altro. Fino a che non arriverà qualcuno a fargli l'arancia meccanica. Sì, questo tra l'altro è bellissimo, vedi? Mi serve 20.000 euro. No, non ci interessa. No, filmano lui, è bello lui, filmano, i cuori, bravo. Bravo, bravo. Mamma nero e papà bianche, tutta l'Africa. Ciao Alibaba, ciao Mustafa. Napolitano, vero? Sei napoletano? No. Siciliano? Calabresi, pugliesi. Siamo romani. Va bene, dai 20.000 euro. Tu sei napoletano, sei romano, regalami 20.000 euro. No, stavi bene. Giusto, ci avanzavano. Bravo, dai 20.000 euro. Ci avanzavano, giusto. Va bene, porta saluto. Ciao, stavi bene. Ciao. Forte regalo. Ciao. Ah, grazie. Allora, vieni. Questa per qui. No. Ah, grazie. Grazie. Il regalo, grazie. No. Questo metti la mano per te. No, lo faccio vedere anche. Apri questo, metti la mano, apri questo. Apri, non butta. Sì, no, non butta. Ecco. E non entra. No, sì, vero, non entra, guarda. Non entra. Te lo giuro, entra. Sì, aspetta un attimo, bravo. Questo porta fortuna. Bravo. Tieni. Auguri. Perché mi regali così è importante, perché va bene. Buon lavoro. Ti ho detto la verità. Buon lavoro, auguri. Sono poverino, non ti rilavorare. Auguri. Come io manca del lavoro per aiutarmi. Ciao. Bravo. Quella che mi regala. Non ci abbiamo una lira. Va bene, dai, qualcosa. Ti ringrazio. Ciao. Qualcosa di caffè, per favore. Guarda, qui trovi gli americani che ti danno quello che vuoi. Va bene, aiutarmi anche un monetino per caffè, per favore. Non ci abbiamo niente. Abbiamo appena comprato i biglietti dell'autobus. Guarda, ho 50 centesimi. Bravo. Io non so niente, guarda, c'è proprio lui. Ciao, auguri. Allora, perché avvengono queste cose? Forse i nostri amici non l'hanno capito, lì c'erano delle serre. Quindi piano piano hanno recintato. Poi hanno cominciato a costruirci sopra, no? Sempre con molta lentezza, fino al momento in cui hanno messo il tetto. Eccolo qua. Perché? Perché nessuno è mai andato a controllare, e perché se sono andati a controllare si sono accontentati di quel deca, 10 euro, non di più. Lui voleva 20.000, hai sentito? Lui 20.000, come no? Giusto, ma vi do subito. Bus elettrici, presto l'addio. Con i 20 milioni della Pisana il comune pensa all'ibrido.
da chi li piglierebbe i 20 milioni della Pisana? Comunque io so che dovevano arrivare a 150 autobus elettrici, così ha dichiarato la signora Raggio di Luna allora, l'altra settimana. Vabbè, ma forse a Raggio di Luna gli avevano messo due, come si chiamano? Catodi, anodi. Sì, esatto, anodi soprattutto. Non c'è bisogno di spiegare dove, e lei c'era tutta in galossina, capito? Allora, ecco. Euforizzata. Sì, ecco. Con gli anodi, va bene? Basta, libri avanti. Di libri, mezzo zebra e mezzo cavallo. E con questo finiamo. Troppe indagini sui media, poi si dimentica il processo. E che cazzo, vogliamo scherzare. E poi dicono che in Italia non c'è la giustizia. La giustizia c'è, dura troppo, è quello qua. Beh, fa l'opposto. Quando arriva la giustizia, quello che si doveva suicidare si è già suicidato, quello che doveva morire è già morto, dopodiché giustizia è fatta, no? Certo. Questo sono veramente i maestri, sono sempre stati i preti, con la loro impassibilità. Sì, ma soprattutto la falsità intrinseca, capito? Quella falsità intrinseca che ha insegnato tutto ai preti e poi che è stata diffusa nel mondo. Al marketing. Appunto, il marketing e ai gesuiti. La stampa fa il suo mestiere, sulle dimissioni valutano i politici, devono valutare i politici, capito? Dopodiché io ho detto quello che chiudiamo questa sera, chiudiamola basta. Qui, Zingaretti l'abbiamo fatto vedere, ci chiedono i nostri amici come la vediamo noi. Io vi voglio leggere da questa splendida rivista. Alcuni concetti sui quali noi facciamo riferimento. Si riferisce a uno studioso. Ma comunque qui c'è tanta roba, io leggo soltanto un paio di frasette. Perché leggo solo le frasi? Perché sono concetti che comunque arrivano come flash, questi concetti. Le osservazioni che a tal proposito fa il Paribeni. Il Paribeni è stato un grande studioso dell'antichità, questo è un testo degli anni 20, quindi ti immagini. Il Paribeni, parlando dell'altissimo concetto nel quale presso i romani erano tenute la verginità e la pudicizia, la madre e la fecondità, l'indice stesso che di questa acquisita sensibilità giustamente l'autore scopre nei delicatissimi suffissi dei diminutivi romani, mostrano il fine senso storico di questo Paribeni. Nel capitolo dedicato al matrimonio romano, attenzione, l'abbiamo già letto ma lo ripetiamo, l'autore tiene a mettere in evidenza, attraverso varie dotte e acute citazioni ed osservazioni, il consenso che alla sposa romana era riservato di poter pronunciare. Forse qualche deduzione del chiaro autore è eccessiva, almeno nell'estensione, ma non si può fare a meno di concludere con lui che la profonda saggezza e l'ammirabile umanità della concezione romana unita si può aggiungere a quel profondo rispetto per la vera libertà che rende forte e durevole la vita dei popoli destinati all'impero, spontaneamente contrassero la necessità o almeno la opportunità del consenso da parte della sposa presupposto dal legislatore romano. Lui dice questa cosa e noi la vogliamo sottolineare. Il romano si sposava col consenso della sposa, poi dopo divorziando era un'altra questione. Però il consenso della sposa era necessario. Questo però poi il rispetto fino a Ottaviano, dopo le cose sono un po' cambiate. Sì, ma comunque il concetto è quello, insomma, il concetto è quello.
cioè c'era una dignità della donna che poi diventava mater, che poi con più di 3 figli diventava matrona. Beh, queste cose qui oggi ovviamente sono, non ci sono. I figli lui, alla patria, sì, ricordiamoci sì, sempre. Oltretutto. E quindi è una concezione che fa l'impero, cioè se tu vuoi comandare sei così, se no sei un buffone che guarda la televisione, le donne che si spogliano, quindi non ci sono vie di mezzo. E poi la via di mezzo ulteriore è l'unanismo, cioè la masturbazione. Guardi le figure di donne, tra l'altro, guarda, l'autentico schifo, veramente, di vedere queste femmine che per dovere o per poter soldi. A dire al televisore si fanno mascherare la faccia con tutte queste iniezioni di carne di gelatina umana, ricordiamolo che è gelatina umana, dei condannati a morte in Cina che utilizzano la loro gelatina, quello, anzi li condannano a morte apposta e poi li uccidono sparando in certi punti in modo che non possa essere rovinato la cartilagine e la gelatina. Ecco, questa è la situazione. Con questa società qui vai dappertutto, perché il consenso della matrona fa forti figli. Il padre comunque è comunque il pater e lui non può avere nessuno sopra, tant'è vero che, come abbiamo già letto altre volte, questo importantissimo libro, il romano, perché la romanità ha prediletto la Repubblica? Perché non voleva il re, non voleva nessuno al di sopra. Poi ci fu un calo, obiettivamente, con la nascita dell'impero. Ci fu un calo, ma la formula dell'impero, ricordiamocelo bene, era ben altro. Perché l'imperatore, che poi si consolidò, vennero le dinastie, ma l'imperatore era pro tempore, ricordiamocelo bene, e poi si è consolidato con la forza, col potere, con la decadenza, perché a un certo punto abbiamo la decadenza. Beh, ricordiamoci che la decadenza è durata 180 anni. Non è durata un giorno. Sì, sì, d'accordo, ma comunque. No, diciamolo per loro. Sì, sì, cioè, ma non è che la decadenza è durata 10-5 no, mesi. La decadenza degli Stati Uniti da quel poco è cominciata. Dopo la vittoria molto stranamente acquisita nell'ultimo conflitto mondiale, gli Stati Uniti si sono espansi, ma molto male, e hanno dovuto utilizzare tutti gli strumenti più ignobili per gestire il loro impero, che è comunque stato un impero economico esclusivamente finanziario, dove le armi servivano soltanto per garantire gli interessi stratosferici dei finanzieri. Vado alla fine, l'ultimo periodo che mi interessa sottolineare. Certamente eccessivo è stato il paribeni. Invito i nostri amici ad andare a vedere gli studi del paribeni, quando ha detto che nessun popolo antico ha dato del matrimonio una definizione più elevata e più completa di quella enunciata dai giuristi romani. Nuptiae sunt coniuctio maris et femina. Allora, questa congiunzione contro la quale stanno continuando a combattere da circa 50 anni, guarda lì. Fino ad arrivare al matrimonio omosessuale, ha uno scopo preciso. Perché se tu vai a distruggere l'istinto della romanità che è insito in certi matrimoni, no? È nel pater familias, è nella mater familias, hai distrutto tutto e comunque hai svilito completamente una popolazione. Ecco lo scopo vero, no? Non solo del matrimonio tra omosessuali, ma anche del transgender, che è il contrario assoluto di una potestà, di una filosofia del diritto. Oltretutto. E con questo, avendo sempre sotto gli occhi il foro romano, noi la chiudiamo qui.
laggiù sullo sfondo la colonna Traiana. Lì il foro romano. Qui il foro di Augusto. Qui la torre del Grillo. Qui il grillo la nostra cariatide. No, qui abbiamo il grillo della torre. Bene.